Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel canale. Oggi vi faccio un video in cui vi mostro le cose cartopazze prese da AliExpress nell'ultimo periodo. Allora, come sapete, io non tengo agende, eccetera, però comunque mi piace un sacco avere adesivi da collezionare, da usare magari nei diari o nei libricini che tengo ogni tanto dove scrivo mi appunto le cose. E siccome farveli vedere, diciamo così, come faccio di solito, non si vedono mai molto bene, questa volta ho deciso di farveli vedere proprio per bene, facendo tipo delle panoramiche, insomma, mettendoli proprio bene sul tavolo, eccetera. Ce ne sono veramente parecchi, quindi direi di iniziare subito. Oh mio Dio, ragazzi e ragazze, questi sticker sono meravigliosi. Uno sono giganti. E due sono stupendi, ve li vado a far vedere. Pensavo di metterli tutti su questo bello sfondo, ma non ci stavano, quindi li ho messi un po' anche sul tavolo. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo qui, guardate che carino, con la macchina fotografica con scritto Just Smile. Poi abbiamo il diamante, Stay Cheese, sempre la macchina fotografica, il floppy disk con scritto Save Me, Pink is the New Black, la videocassetta, il televisore e Let's Have Fun. Poi abbiamo questi qui che sono meravigliosi, guardate, ma sono troppo belli, veramente. Vabbè, non ve li sto a leggere tutti, comunque ve li faccio vedere bene, sono meravigliosi. Guardate che bellino il cubo di Rubik, poi c'è questo gelato, il pattino, il lollipop, insomma, il lecca-lecca. Poi abbiamo questi che sono veramente carini anche, con il gelato tipo di Starbucks, il caffè, il cupcake. Poi abbiamo la nuvoletta che mi piace un sacco, ho scritto sii paziente. Dream big, cioè sogni in grande. Tutti questi, il Game Boy con scritto You Win, no vabbè, meravigliosi. Questi con la mongolfiera con scritto Explorer, poi c'è questo col fenicottero, l'unicorno, Memory, la batteria, Believe in Magic che è abbastanza mio direi, il Tamagotchi, lo smalto e il rossetto insomma, cioè ditemi quanto sono belli questi sticker, secondo me veramente un sacco. Poi cambiamo proprio genere e arriviamo a questi sticker che mi piacciono tantissimo anche. Sono degli sticker che riprendono le principesse della Disney in versione un po' punk, un po' rock, eccetera, oppure delle pin-up sempre in versione un po' creepy, un po' dark. Sono veramente stupende. Allora, adesso ve li faccio un po' vedere. Questa è Jessica Rabbit, molto sexy. Poi abbiamo questo tipo teschio messicano, abbiamo Biancaneve, così bianca e nera, con invece che la mela in mano una paperella, Ariel, la sirenetta, poi abbiamo questi che sono un po' così, insomma non sono personaggi Disney, abbiamo una Marilyn Monroe, tutta un po' particolare, lassù in alto. Di nuovo, come si chiama? Biancaneve. Poi qua abbiamo Cenerentola in questa versione un po' particolare. Questa che mi piace molto, un po', come posso dire, un po' dark, sì, ma anche carina, insomma, mi piace. Poi ci sono queste che sono sempre tipo pin-up. Poi abbiamo Jasmine, Rapunzel e Ariel e Alice. Queste sono veramente molto molto belle. Poi ci spostiamo e abbiamo anche sì, Rapunzel, di nuovo Biancaneve e poi altre, insomma, così un po' particolari. Abbiamo anche Elsa di Frozen qua in versione punk, di nuovo Biancaneve e poi anche Tiana e di nuovo Alice. Qua bisogna vedere un po', ok, sì, c'è un Ariel con i capelli rosa, un Ariel tatuata sotto. Di nuovo Marilyn con questa specie di bavaglio bandana e
poi di nuovo altre principesse, un po' così. Qua c'è una povera Alice, anzi, un'Alice che ha preso la testa del bianconiglio, poverina. Però diciamo che mi piacciono, sono molto particolari e sono veramente belli, secondo me. Ok, ricambiando genere, torniamo nella versione cute. Allora, questi sono tutti sticker a tema autunnali e sono stupendi. Come potete vedere, ci sono le ghiande, il riccio, le foglie secche, i funghi, la volpe, l'orsetto, qua sotto abbiamo un paesaggio tipo di pini, insomma, di abeti, altri animaletti super carini come il procione, il cerbiatto, ha un altro scoiattolo, sono carinissimi, anche di questi ce ne sono di doppi praticamente, quindi vi ne ho messi solo un tipo, però sono praticamente due per ogni tipo. Invece di questi gattini, quanto sono carini anche loro! Anche qua ce ne sono due di ogni tipo, ma sono veramente troppo simpatici. Sono veramente kawaii e tenerissimi. Guardateli, che belli! Allora, quello che dorme è uno dei miei preferiti. Guardate che carino che è. Questo che fa il tiragraffi è spettacolare. E anche questo qui con il dolcetto tra le zampe. Anche questo con la lettera, sì, insomma, mi piacciono tutti, come avrete potuto notare. E sono appunto questi qua. Passiamo a questi qua, che sono microscopici e tipo di carta, quindi è un po' difficile farveli vedere, infatti li ho sparsi un po' così velocemente. Comunque sono tutti coniglietti carini, vedete questo nella foglia, quello che fa o... Poi li abbiamo tipo che fanno ok, cheers, questo che dice happy, poi ce n'è uno con dei fiori, questi qua così, la coppietta, questo che dice good. Purtroppo però appunto sono molto molto piccoli e quindi non sono riuscita a metterli tutti bene in fila perché sinceramente ci sarebbe voluto mezza giornata quasi perché poi si appiccicano un sacco, insomma un po' un casino. Comunque sono molto molto bellini. Ok, poi passiamo a tutt'altro genere e ho preso dei, come posso dire, adesivi, ecco, tipo francobolli per quando farò i viaggi e farò i travel book, insomma, che mi piace fare. E c'è una cosa che poi vi farò vedere di questi meravigliosi francobolli sticker. Che fa molto ridere e poi ve la zoomo così vedete. Comunque ve li faccio un po' vedere. Allora, sono tutti diciamo del mondo, quindi c'è l'Olanda, il Marocco, North Carolina, Mosca, mi pare quella la seconda, insomma, la prima non so cosa sia, l'India, Alaska, eccetera. E poi guardate questo che ridere. Metti a fuoco, ok. Torre di Pisa, Francia. Mi sa che devono fare un ripassino perché vabbè. Poi sì, abbiamo la Tour Eiffel, Francia, poi c'è Praga. Poi abbiamo questi del tipo cinesi, non lo so. Spagna, questa Singapore, Australia, Giappone, India. Australia e le piramidi di Giza, quindi in Egitto, e sono molto belli, a parte quel piccolo, piccolo errore. Comunque sono molto carini, sono così tutti e sono doppi, nel senso che ce n'è due per ogni tipo. Ah, questi ragazzi, tenetevi pronti a fare tanti oh! Perché sono stupendi, sono troppo teneri. Io quando li ho visti su AliExpress non ho resistito. Adesso ve li zoomo, insomma, ve li faccio vedere, spero che li metta a fuoco perché sono piccolini rispetto agli altri, ma oh mio Dio, quanto sono teneri. Allora, guardate. Allora, loro sono cricettini o scoiattolini dentro la mela e dentro l'hamburger. Poi mi sposto velocemente e dopo metto a fuoco. Questo è un gattino che mangia i pancake, questo è un cagnolino dentro la crepe, il topino dentro la teiera, poi qua abbiamo il panda dentro, penso il sushi, non capisco, però penso il sushi. Poi spostandoci giù abbiamo, aspettate, ecco qua,
il topolino dentro tipo la pagnotta, il pulcino, come si chiama, il cricetino, insomma il topino dentro il sushi, il coniglio, guardate che meraviglia nella torta, no, cos'è, un orsetto, scusate, non so più parlare, l'orsetto sul biscotto, questo che cosa non è questa parte? Oh mamma, il coniglio nel cupcake e il coniglio dentro il bicchiere praticamente, no vabbè. E poi questi ultimi che sono meravigliosi, guardate che carini. Restiamo in tema viaggi, restiamo in tema viaggi e questi sono invece, diciamo appunto, a tema viaggio, a tema travel. E ci sono questi qua, sono molto carini anche questi. C'è il camioncino, c'è il mappamondo, c'è la bicicletta, la valigia, le macchine fotografiche che sono forse le più carine di questo set. E poi appunto altre cosine tipo il dollaro, la cabina telefonica di Londra, il telefono con il GPS, molto carino questo. E anche di questi qua ce n'è il doppio di quello che vedete, ma sono appunto doppi, nel senso che ce n'è due di ogni tipo e sono belli, insomma, mi piacciono. Ok, allora con gli adesivi ho finito, ma vi faccio vedere ancora un paio di cosine, sempre versione cartopazza. Allora, questo è stupendo, secondo me, è un mini block notice di post-it con diciamo, la penna insieme. Adesso ve li faccio vedere, tremolerà un attimo perché devo lasciare il telefono. Comunque sono così i post-it, guardate che carini! E ce ne sono parecchi perché ce n'è veramente un bel po'. E li ho trovati appunto su AliExpress, c'erano altri disegni. Però diciamo che arrivava random, quindi erano tutti comunque carini. A me è arrivato questo che sembra bianco, ma in realtà è un lilla molto chiaro e ha questi due unicorni e l'abiro da parte. Poi ho preso questo che sinceramente era un sacco di tempo che volevo provare. Praticamente è tipo un roll a bianchetto, però invece di fare, diciamo, bianchetto fa il motivo decorativo. Allora, qua me l'hanno messo al contrario, comunque, decoration tape, e io ho scelto questo che fa i gattini. Adesso sono molto molto piccoli, quindi ok, sono riuscita a mettere a fuoco, che miracolo. Fa questo motivo decorativo, sono molto carini secondo me, e sopra la penna, appunto, diciamo la penna, il nastro così, c'è infatti il gattino nero. Come vedete è nuova, non l'ho ancora aperta, ma la voglio poi provare, insomma. Allora, vi mostro anche questi, in realtà non sono cartopazze, perché, cose cartopazze, insomma, perché sono due toppe per, in pratica, di quelle che si stirano, però siccome mi sono arrivate, ho detto, vabbè, le inserisco in questo video haul, anche se non c'entra appunto con la cartoleria, sono molto belle, sono le toppe, una del Southside Serpents, che con la mia S è perfetto da dire, ed è appunto, diciamo, ispirato a Riverdale, la serie TV Riverdale, mentre l'altra c'è scritto è di Stranger Things, è proprio la scritta. Sono molto belle, sono molto soddisfatta di queste due toppe, insomma di questi due patch, come le chiamano anche su AliExpress. Le ho pagate pochissimo e non lo so, le tengo lì e poi vediamo, magari se ho un giubbotto un po' particolare di Jinx, mi piacerebbe farlo tutto a tema telefilmico. Bene ragazzi, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi è piaciuto a me farlo, nel senso che ho trovato che il modo in cui vi ho mostrato gli adesivi fosse un po' più carino del solito, perché si sono visti bene, si sono visti bene i dettagli, eccetera. Mentre di solito ve li facevo vedere un po' così e magari non si notavano proprio bene com'erano. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, commentate qua sotto su cosa vi è piaciuto di più, quali adesivi, eccetera, e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti e alla prossima, ciao!